fino a venire a dare adesso effettivamente quel supporto più importante a tutte le motivazioni che ci hanno spinto a riunirci qui stasera. Mentre Don Marino raggiunge il palco, vi ricordo anche Marco, se viene, il presidente della Proloco, sì, vieni Marino, di dirvi che ci saranno altre due cene sempre per lo stesso scopo. In verità la cena, sapete bene, ci proviamo a raccogliere, insomma a fare in modo che ci resti qualcosa per questa iniziativa, ma l'importante è anche che si parli del patrimonio culturale, del patrimonio storico del nostro territorio. E Marino è vicino a me, l'abbiamo detto quando c'è stato Maggio dei Monumenti, la Basilica di Trinità è forse quella un po' magari nascosta, magari più senza lo splendore dell'oro, però è una delle basiliche che è più ricca di tesori d'arte, perché ci sono state nel passato tante persone, li chiamavano mecenati, cioè quelli che praticamente davano tanto della loro vita, delle loro ricchezze per mantenere la loro storia, la loro memoria, come appunto questo quadro di Lavinia Fontana. Noi abbiamo messo sui tavoli dei piccoli pieghevoli dove c'è un po' scritta un po' la storia, qualche notizia sulla tela di Trinità, che è una delle più importanti tele di questa pittrice, Lavinia Fontana, è del 1558, è proprio anno più anno meno dell'epoca di Michelangelo, quindi diciamo dei grandi pittori del Cinquecento. La particolarità di questa tela è che è stata dipinta da una donna, e perciò abbiamo coinvolto l'Unitre, la Finapa, anche Slow Food, che ci saranno martedì prossimo, la cena di Slow Food e della Finapa, e l'11 agosto un'altra cena promossa da Archimede e da l'Unitre. Dicevo, è una donna, per cui noi abbiamo voluto dare alle associazioni e un po' al femminile la prerogativa di portare avanti questo concetto di recupero di questa opera. È un'opera molto importante, è una delle più importanti di questa autrice, che è di grande livello, non parliamo campano, regionale, ma nazionale. Quindi, ed è nell'opera di Lavinia Fontana, la tela di Trinità è una delle più importanti. Quindi, e non è l'unica tela importante che è a Trinità, ma ci sono tante altre opere, che poi magari lo dirà pure Marino, che attendono di essere restaurate. Cioè il patrimonio, la storia, la memoria del nostro territorio chiede di essere mantenuta, di essere tramandata a quelli che verranno dopo di noi. Noi siamo solo delle persone che hanno avuto in eredità dal passato, dai secoli passati, questa ricchezza culturale, e la dobbiamo fare in modo che i nostri figli, i nostri nipoti ne possano ancora anch'essi insomma goderne, perché sono delle opere molto belle e sono delle opere che hanno bisogno di restauro per essere ammirate nel loro splendore. Io passo la parola a Don Marino, che è il parroco, che diciamo è un po' il motore di questa iniziativa, e anche se stiamo qui stasera è anche per tutto ciò che lui riesce a mettere in movimento, ed è riuscito anche del nostro piccolo a mettere in movimento un piccolo gruppo di persone che si sono volute cimentare per questa nobile attività. Proverò a non annoiarvi, due parole brevissime. Innanzitutto di ringraziamento al Comune di Piano Sorrento, al funzionario Carlo Pepe per questa iniziativa, e un ringraziamento in maniera particolare oltre alle associazioni che hanno permesso questa serata, le prossime che ci saranno, al presidente della Proloco, a Marco D'Esposito. Un applauso a Marco. Bravo.
Ringraziamento a Marco, penso già l'ho detto, chiedo scusa se mi ripeto, e oltre per quello che fa e per il suo entusiasmo, perché Marco è uno sprint di entusiasmo in tante cose che fa, e anche in questa iniziativa, di questo restauro della tela della Lavinia Fontana. Marco ci ha creduto, l'ha desiderato, me l'ha proposto, ci siamo messi in moto e tutto questo ormai è già concretezza, visto che questo restauro già è in fase avanzata. La prima fase, questo lo dico per chi non lo sapesse, la prima fase del restauro già è stata completata, cioè la foderatura del quadro. Le restauratrici hanno iniziato la seconda fase, che è quella della pulitura del quadro. Si attende un'ulteriore visita della sovrintendenza per i beni culturali, che darà il via a questa, appunto, a questa seconda fase del restauro. Quindi c'è già un'opera che viene restituita alla comunità, che non è soltanto la comunità di Trinità, lo diceva Carlo, lo si ribadiva più volte questa serata. È un'opera del comune di Piano di Sorrento, ma è della comunità civile oltre che quella religiosa. È vero che è custodito nella nostra chiesa e che queste opere che sono nelle nostre chiese sono uno scrigno veramente di fede, di cultura, tramandate dai nostri padri, che parlano di una fede semplice ma profonda, che ci dona un tesoro prezioso che noi dobbiamo custodire e tramandare ai nostri figli. Io ringrazio veramente di cuore per tutto quello che si può fare. Diceva Carlo, la Chiesa di Trinità ha bisogno di tante opere di restauro. Speriamo che questo piccolo seme che gettiamo nella terra poi piano piano possa portare frutto anche per il futuro, e questi nostri monumenti possano essere riportati al loro splendore di un tempo. Grazie di cuore. Ringraziamo, passo allora la parola a Marco, che vuole dire anche un suo pensiero. Io ringrazio un po' tutti, perché diciamo dopo le parole dette da Don Marino e da Carlo ci sta poco da aggiungere, però quel poco da aggiungere è un grazie di cuore da parte mia, dai soci della Proloco, a tutti voi innanzitutto che siete qui, e soprattutto perché a tutte le persone che ci credono nonostante il cattivo tempo di oggi, nonostante le varie avversità, le varie difficoltà, ci credono perché questo è un progetto del restauro della tela iniziato a gennaio-febbraio, abbiamo iniziato a parlare, per poi trovare lo start, la partenza nel maggio dei monumenti. Si spera di riuscirlo a finire per ottobre, novembre o giù di lì. Questo grazie io lo devo anche all'amministrazione, che diciamo stasera è assente per varie problematiche, però ci sono più persone, una in particolare che fa il mio ringraziamento, che è Giovanni Iaccarino. Giovanni Iaccarino è una persona che parlo per quanto riguarda la Proloco, ma l'ASCOM e varie realtà, è presente a prescindere, presente se ci sta da costruire, presente se ci sta da cantare. Allora Giova, io realmente ti vorrei un secondo vicino a noi, perché sì Giova, perché alla fine è bello costruire, è bello poi crederci. Insieme a Giovanni mi va di ringraziare personalmente al presidente dell'ASCOM, mi va di ringraziare a Gianluca, a Titina, che crede tantissimo nel progetto Centro Commerciale Naturale. Diciamolo che noi un po' piano, forse pure per questo periodo storico che stiamo vivendo, siamo un po' più abituati a distruggere che invece di mettere alla luce le cose. Allora io dico, ci stanno tante cose belle oggi a piano, ci stanno realtà che si impegnano, abbiamo una cucina piena di signore che stanno qui da stamattina a cucinare, a credere in qualcosa che poi è partito per scherzo, diciamo, da me, da Carlo, i miei soci che ci stanno oggi, ma sono presenti anche con messaggi. Mi piace ricordare il presidente dell'ASCOM che oggi mi scriveva piove, ma non mi ricordo bene il detto che mi diceva, però mi invitava a dire comunque non ti preoccupare, fra un po' di smette. Nel frattempo gocce, grandine abbatteva sul piano. Quindi io dico grazie a tutti, perché fondamentalmente se riusciamo ad appendere, e ci riusciremo a mettere questa tela, non so dove Don Marino deciderà di metterla, è realmente perché le associazioni,
le istituzioni, il paese ci crede e lo vuole. Allora io, il mio vuole essere proprio un invito a dire non distruggiamo, ma mettiamo qualcosa in luce, perché forse qualcosa piano anche noi lo facciamo, e stasera è una bella dimostrazione. Grazie. Sono un po' in difficoltà, ringrazio Marco, ma vorrei prescindere anche dai rapporti anche personali. Perché è importante questa iniziativa? Perché si corre il rischio di tutte le cose che facciamo, quindi sia Proloco, sia Ascom, sia Centro Commerciale Naturale, insomma, che possa essere qualche cosa sempre di effimero, cioè legato soltanto ad un evento che può avere anche una sua validità, una sua motivazione, ma che ha un inizio e una fine. L'importanza che lui ha voluto dare, il taglio, ma anche ovviamente con il supporto dell'amministrazione, di Carlo nella fattispecie, è che è importante fare delle iniziative anche ludiche, sociali, insomma, ricreative, però lasciando qualche cosa. Allora il recupero del nostro patrimonio, del quale dobbiamo prendere consapevolezza, Trinità, ma non perché Trinità sia una parrocchia di un Dio minore, ma perché bisogna interrogarsi perché a Trinità si sono concentrate tante energie anche qualitative sul piano artistico, storico, culturale. Ci dovrà essere pure un perché in quella zona, in modo particolare in quella parrocchia, ci sono dei tesori veramente che meritano di essere ristrutturati, ma dove c'è la necessità di dare il contributo di tutti, perché ovviamente, come dicevo io prima, come abbiamo detto tutti, perché queste opere sono il vissuto di una fede semplice, ma anche di tanti laici che si sono impegnati, di tante vocazioni, di tante passioni, di tanta creatività. Cioè c'è l'amore di una memoria che va riscoperto. Noi abbiamo il dovere di raccogliere questa memoria, ma non per farne un qualche cosa di nostalgico, qualcosa che riguarda il passato e bearci di ciò che è stato. No, deve essere un simbolo per guardare avanti, ognuno per le proprie competenze. La Chiesa fa il suo mestiere, la politica dovrebbe fare il suo. Certamente le assenze, insomma, pesano più delle presenze, se mi consentite, ma non voglio essere polemico, perché so che comunque c'è una sintonia su tante cose. Quindi oggi io credo si parla tanto di crisi, no? Lo dicevamo anche l'altra sera col Vescovo, parlando all'oratore di San Nicola. Noi dobbiamo fare in modo che la crisi sia un momento in cui possiamo stringerci tutti quanti, fare sistema, mettere un po' da parte le casacche, le divisioni, che ci sono anche i personalismi, troppi personalismi, troppe invidie, troppi egoismi, perché dalla crisi, la crisi può essere un'opportunità per trovare le cose che ci uniscono anziché quelle che ci dividono. E credo che un'azione voluta fortemente da te, io ti devo dare atto di questa svolta, di questo taglio diverso che è stato dato nel finalizzare a qualche cosa che possa rimanere oltre all'effimero, sia di esempio e di testimonianza anche a chi ha responsabilità più grandi anche di governo di questo paese. Allora grazie a tutti voi, e continuiamo con il dolce mentre ascoltiamo ancora qualche canzone del nostro duo Giovanni Francesca.